È stata durissima definire la nostra carriera estiva. È stata durissima. Abbiamo dovuto attraversare innumerevoli fasi di votazioni e ballottaggi, ma ci siamo. FIFA 14, Chievo-Verona. In una serie estiva che sarà all'insegna un po' di ciò che fu ai tempi, un po' di leggende ignoranti, un po' di retrocarriera, un po' di tutto questa nostra carriera estiva. E a tal proposito, dici, ma. Quindi che Chievo sarà? Sarà un Chievo particolare perché ovviamente la carriera estiva non dura chissà quanto, è una cosa a breve termine e di conseguenza ho fatto in modo che sia. Insomma, tra l'altro da notare che il cognome suggerito era Mosconi e io non ho potuto fare a meno di lasciarlo, ma quello che spero vi strapperà un sorriso è il Chievo che ci aspetta perché non è il classico Chievo. Diciamo che è una serie che nasce quasi per protesta verso ciò che è accaduto al Chievo e per riportare in auge il suo mito. Il mito del Chievo che stava per vincere lo scudetto, il mito del Chievo che faceva sognare l'Italia tutta. Bene, questo Chievo è stato composto per far sognare e di conseguenza troverete una rosa particolare che adesso vi mostro. Allora, la rosa di questo Chievo è nostalgica, molto. Allora, ho messo Nelson Dida, anni 39, quindi a fine carriera, con Luis Pedro Cavanda sulla destra, Angelo Ogbonna al centro insieme a Sandro Onesta, 37 anni, stava in fase insomma di fine carriera, Kevin Constant sulla sinistra, Paul Pogba, 20enne. A centrocampo, Juninho Pernambucano, 38enne, Ronaldinho e Seedorf, le due punte di diamanti di questo nostro Chievo, punte di diamante magari, 33 e 37 anni, insomma sono quelli che ho recuperato dal Brasile, che stavano, io avevo rimosso che Seedorf si fosse fatto un periodo in Brasile, e poi davanti Pellissier, che ovviamente non poteva mancare, e Luca Toni. Diciamo che l'età media è 47 anni in questa squadra, a parte Pogba, 20enne, che avevo piacere di riproporre. In panca Carlo Cudicini, 39 anni, Nicola Legrottaglie, 36 anni, Zebinà, 34 anni, Barilla, che non può mancare, il simbolo del falchismo, Marc Bresciano, Damien Duff, ci voleva la cosa un po' esotica, Maccarone, Zauri e Cribari. Ragazzi, il resto lo comporremo insieme. Andremo a pescare giocatori ovunque voi vorrete. Questa è insomma la puntata di presentazione del gruppo, del progetto. Obiettivo scudetto entro 2 anni. Primo anno di preparazione, secondo anno si aggredisce. Io però devo dire che non mi ricordo nulla di FIFA 14. Erano anni in cui io le carriere manco le facevo, quindi dobbiamo un attimino capire. Intanto Coppa Nazionale, obiettivo e fin qui Marco De Rosi si presenta. Si presenta? Che andiamo a fare? Ti mando in Brasile, ti mando. Poche nazioni, poche maledette subito, ok? E il resto. Non ho definito alcune istruzioni osservatore. Portami lì, portami lì. Allora, la nuova istruzione sarà di un'età bassa. Attributi da prima squadra. Eccoci qua. Ok. E quindi abbiamo fatto. Intanto io credo di non aver mai fatto una carriera in questo FIFA, ora che ci penso. Obiettivo campionato, cosa abbiamo? Qualificarti per la Champions Cup. Erano anni in cui non c'era ancora la Champions. Allora, per il resto, noi abbiamo Staff Primavera. Assumi osservatore. E 9 milioni. E che cosa fai tu? Li vai a rapire per 9 milioni l'anno? Vabbè, Andrea Di Giorgio. Vai, vai, Andrea. È in viaggio da dove? Da casa sua? Abbiamo questo Mario Di Roberto. No, famo che va bene quello che c'è. Vedi incarichi. No, questo è per andare a cambiare squadra. Dunque, io come impostazioni ho messo 4 minuti di leggenda. Ora vediamo poi se saremo in grado. Io,
gioco a se gioco da una vita, ovviamente. Quindi dovremo valutare. Dunque, vendi giocatori. Io non voglio vendere nessuno. Assolutamente nessuno. All'epoca si poteva gestire il budget, bei tempi. Comunque, per adesso io lascerei un 50 e 50. Rete globale di mercato. Qui possiamo fare tante cose, ma al momento io vorrei intanto provarla, questa squadra. La vorrei provare. Ho un po' paura di vedere cosa accadrà. È arrivato De Giorgio. Tu sei quello della primavera? Facci vedere. De Giorgio, fai seguire. Vai a seguire i giocatori. Potremmo fare... Ah sì, ma io c'ho... Voglio vedere all'epoca in Camerun cosa si poteva trovare. Forza, avanti così. E via, il primo è andato. Lui va a cercare gente. Tanto si poteva anche chiedere fondi volendo, ma noi al momento non ne abbiamo bisogno. Oh, fermo. Ma io non voglio allenare nessun altro a parte... Facci vedere un po' che ha trovato questo. Che hai trovato? Un difensore solo. Facci vedere. Chi è? Doria. Seguilo. Aggiungilo. Informazioni. E basta. Per ora va bene così. Io devo provare questa squadra meravigliosa. Ne ho bisogno. Il tuo sondaggio per Doria. Siamo disposti a trattare partendo da una base di 6 milioni e mezzo. Beh, aspetta. Aspetta. Prestito. Prestito stagionale. Cifra proposta. Cifra proposta. Non me lo fa prendere perché io non ho 6 milioni. No, allora facciamo senza cifra proposta. Io provo, fa fare il colpo. No, non provo. Aspettiamo. Comunque mi sembra che fosse molto più intuitivo come era una volta. Angelo Bon hanno offerto. No. 11 milioni. Il Marsiglia. No. Rifiuta ogni vieta ulteriori. Assolutamente. Angelo non si tocca. Non sa, assolutamente no. Don't touch my Angelo. Allora, ragazzi. Cribari ha fatto avanza una richiesta. Dica. Speravo che potesse fare un po' di dolore. Amico mio. Diciamo che tu già facevi fatica alla nostra Lazio all'epoca. Ti posso portare in panchina. Perché se no, Nesta per Cribari è passibile di denuncia come scambio. Lo portiamo in panchina e poi valuteremo il da farsi. Intanto andiamo a giocarci questa partita col Bilbao e si va. Senza paura. La giochiamo e vediamo in che condizioni siamo. Se siamo pronti per lo scudetto. Dove può arrivare questo Chievo? Un saluto agli spettatori di questa partita da Fabio Caressa e Beppe Bergomo. La partita sta per iniziare. Protagonista del match di oggi sono Chievo Verona e Athletic Bilbao. Che ne pensi della squadra di casa, Beppe? Questa squadra si prepara alla prossima stagione dove tenterà l'assalto alla zona Coppa Campioni. Chi è il platinato? Ma chi è quello ossigenato? Sto facendo mente locale ma non mi viene in mente nessuno. Vabbè, vedremo. Lo scopriremo. L'entusiasmo dei tifosi è palpabile. È Cavanda? Siamo giunti al momento tanto atteso. È Cavanda. Ma Cavanda non è mai stato platinato, che io ricordi. Opa. Con molta calma, ragazzi. Benissimo, bravo Costan.
Primo pallone perso della stagione. Non poteva che essere suo. Bravo. Con calma. Digno. Digno, le sue finte. E addirittura. Apri tutto. Squadra ambiziosa questa, eh. C'è una miseria. Tanto non c'è manco la difesa tattica, per cui si dovrà respirare un po'. Bravo. Luca. Tanto noi abbiamo due punte, non propriamente. Giocala, giocala. Oh! I ritmi sono molto più lenti o sbaglio, ragazzi? Ma un botto più lenti. Avevo il dubbio di prendere anche il fratello di Pogba in difesa, però avremmo fatto un Trapani bis. Ma tanto il Trapani era FIFA 16, se non ricordo male. Nelson! Siamo benissimo. Un'uscita trionfante di Nelson Dida. Vabbè, il precampionato è così, dai, il precampionato si vive in fasi un po' così, di alti e bassi. Io non mi preoccuperei troppo. Però Tony dov'è? Luca, perché stai lontano dall'area di rigore? Questa prima partita non la taglio, le prossime le taglierò. Diciamo che questa vuole essere un po' la puntata zero. Ah, regà, vi vedo un pochino incerti difensivamente parlando. Bravo. Ma non c'è mai! Ma non possiamo Angelo, ma diglielo tu! Ma senza picchiare quello... Ma il rigore qua, ma il rigore dov'è? Vai, oddio, un pochino mi ha messo due dita nel naso nel frattempo. Nelson, tu eri un grande pararigori, eh. Tu eri un grandissimo pararigori. Eri un grandissimo pararigori. Qua la psiche. È intervenuta la psiche. Apri tutto. Juninho. Che diciamo che senza le punizioni, bravissimo. Senza punizioni è un pochino poco utile in questa fase della carriera, però confido in lui. Tanto in questo FIFA io sapevo battere le punizioni, quindi occhio, perché se mi ricordo come si fa con Juninho e Ronaldinho si vola. La palla è lì, bravo. Kevin è tanto che non gioca. Bravissimi! Questa costruzione della manovra attenta e precisa. Disastro. Che disastro, ragazzi. Ma c'è tempo. C'è tempo. Tanto, raga, inutile dirvi che ovviamente non ci saranno imprevisti in questa... Bravo, Luca. No! In questa nostra retroserie... Non ce n'è bisogno, per fortuna. Vai, Pedro. Avanza verso l'area. Grossa. È buona. No! Libera senza andare troppo per il sottile. Dobbiamo migliorare. È tua. Bravissimo. No, lì però. Devo rientrare un po' nel mood dell'epoca. Quindi magari dribblare un po' di più. Visto che abbiamo Digno. Anche a fine primo tempo un po' di cambi. Bravo Nelson. Ci ha avuto un attimino eri un attimo arrugginito su quel gol. Ma sono convinto che saprai dare tanto a questa squadra. Io credo in te. La palla è buona. La palla è buona. E vai, vacci. Fatti vedere. Oh. Clarence. Mamma mia, Clarence a fil di paletto.
a fil di paletto, piano piano, con la 10. A Digno che gli hanno dato? La 15? No, no. Bene. Molto bene. Si riacciuffa il pareggio allo scadere. Questa squadra ci darà tante soddisfazioni. Questa squadra ci darà tante soddisfazioni. Oh, ma finisce sto primo tempo? Non finisce. Andoni Raola. Meno male. Allora, io cambierei. È possibile, sono due squadre che sulla carta si equivalgono. Proverei Maccarone al posto di Tony, che mi è sembrato un po'. Poi metterei Damien Duff a destra, arretrando Seedorf a centrocampo, Digno a sinistra, Bresciano al posto di Pogba e basta. Le Grottaglie, vogliamo provarlo al posto di Ancelo? Ah, tre cambi c'erano nel precampionato. Era l'epoca dei tre cambi, giustamente. Va bene così, va bene così. Diciamo, iniziamo a pensare dove intervenire a livello economico, perché ci sarebbero diversi attaccanti intriganti per poter rafforzare un po'. Non so, Maccarone, Pellissier e Tony quanto possano darci, se l'obiettivo è quello di andare in Champions, ma valutiamo, valutiamo insieme. Mark, Damian, quanto mi piaceva Duff quando l'ho visto, mi si è acceso veramente. Mark per Maccarone, porca miseria. La squadra comunque sta iniziando a conoscersi. Sta iniziando a giocare. Bravo, Clarence. Sta iniziando a conoscersi. I ritmi iniziano a essere intriganti. Ci sono margini, ci sono margini. Mamma mia, Nelson. Però stai. Te vedo in difficoltà, Nelson. Te vedo tanto in difficoltà. Fatto di. Stiamo. Kevin, io mi aspetto tanto da te quest'anno, eh. Mamma mia, Kevin, però non te mette in mezzo almeno, no? Michel Balenciaga. Oh! Siamo belli aggressivi in fase di non possesso, mi piace. Kevin. Kevin. Fatti vedere. Per Kevin, perché non passi? Perché fa tutto da solo, Kevin. Perché fa tutto da solo. Perché fa tutto da solo con Stan. L'ho motivato. L'ho motivato, si è sentito motivato, ha detto io la palla non la passo, io vado da solo, ho premuto 10 volte, ma c'era Maccarone pronto a fare invece no. Allora, con molta calma, squadra comunque che gira molto meglio di quanto avrei mai preventivato, tranne che difensivamente facciamo pietà, sì. Devo dire che difensivamente mi aspettavo un po' di più. Comunque i soldi sono pochi, le prospettive anche, quindi non ci resta che pregare. Ma Cavanda e Costanza hanno proprio, stanno in forma. Oh, ma perché non piate gli input? Cioè, pad cambiato da poco, perché il mio Elite ha fatto una brutta fine. Par nuovo praticamente, mai usato prima di oggi, anzi di qualche giorno. Digno. Bravo, è un po' invecchiato, ragazzi, un po' invecchiato. Non è il Digno dei giorni migliori, ma sapremo sfruttarlo a dovere. Se spera. Mamma mia, Sandro mi fai volare. Sandro, così mi fai volare. Quanto manchi, Sandro. Guardalo. Bravi, spy Damian. Cross in mezzo. Diciamo che la reattività non è delle migliori. In generale del gioco aveva un po' di difficoltà a giocare di prima. Ma una squadra che se può dare ancora tanto.
nonostante le età non siano ormai... Bravo, Digno! È tua! Porca miseria! Con tutta la calma del mondo, che abbiamo quasi finito. Io vorrei mantenere la, almeno un punticino come debutto. Sarebbe un bel segnale in vista del campionato. Sarebbe un bel segnale in vista del campionato. Mancano 2 minuti. Il 2-2 mi può soddisfare. Il 2-2 mi potrebbe soddisfare. Però davanti abbiamo bisogno di qualcuno di un po' più giovane e scattante di quelli che abbiamo. Perché ho paura che l'attacco Maccarone, Toni, Pellissier mi sia un po' così complesso da gestire in un'annata piena. No, sto facendo il lancio della vita per vabbè. Comunque abbiamo iniziato con discrete prospettive. Credo che questa squadra avrà da dire e da dare tanto. Ritengo il precampionato sufficiente. Adesso, visto che questa è puntata zero, la palla passa a voi. Fatemi sapere su cosa potremo investire, su chi vorreste che si investisse soprattutto. E io intanto 2 fondi in più li chiederei. Mi potete alzare un altri 5 milioncini? Giusto per... Se può fa? Me la provate? Chi lo sa? Lo scopriremo la prossima volta. Ragazzi, io vi saluto per ora. Fatemi sapere cosa ne pensate. Suggerimenti e consigli per il calciomercato. E noi ci vediamo alla prossima.